Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di Pokémon Insurgence Randomizer Nuzlocke, la quinta per l'esattezza. Ragazzi, nello scorso episodio è successo veramente qualcosa di assurdo. Siamo andati a cercare una ragazzina che si era persa all'interno di una caverna, scoprendo che in realtà non si era persa, ma si stava allenando, rivitalizzando dei fossili insieme al suo Celebi, perché ci ha rivelato che la profezia parla di un ragazzo che, utilizzando l'aiuto di un Pokémon leggendario misterioso, sarà in grado di sconfiggere i culti. Lei ha ricevuto l'aiuto di Celebi, noi di Mew e allenatori a caso tipo di Victini o robe del genere, ma questi sono frutti della randomizzazione e noi lasciamo perdere. Ragazzi, mi raccomando, come al solito, sostenete questa serie con un bel mi piace, proviamo a raggiungere 200 like anche per questo video. E ragazzi, volevo dirvi che innanzitutto mi si blocca la ROM come all'inizio di ogni video, però ormai raga è prassi. Che ragazzi, ho allenato il team, come potete vedere sono attorno al 20-19 con alcune diciamo variazioni. Finito questo video ragazzi, allora adesso andiamo alla scuola allenatori, anzi ci entriamo subito e facciamo sto dannatissimo torneo, andiamo a parlare alla tizia. Ma poi ragazzi, tra l'altro eccoci qua. Ma poi ragazzi, alla fine del video ci sarà una cattura molto molto speciale che nello scorso episodio ho balzato e che mi avete fatto notare in massa nei commenti e anche su Telegram. Detto ciò, direi di parlare con una persona a caso. Grazie per aver trovato Noro, ok perfetto, sì. Attenzione signore, attenzione, i movimenti di Furfru elegantissimi, mamma mia. La mitica qui, che raga, nello scorso episodio, voi, se non avete visto lo scorso episodio, il quarto, andatevelo a vedere, ragazzi, perché, cioè, Furfru ha fatto una cosa che non stava né in cielo né in terra. Chi è che devo affrontare? Devo affrontare davvero Damien? Abbiamo 8 studenti pronti a competere per il titolo di campione, sì, fra tante virgolette. Ok, ok, perfetto, tipo il Pokémon World Tournament. Ok, allora, suppongo che se io dovessi vincere, e devo vincere, raga, perché... Ah, tra l'altro... Minchia, stavo pensando che dovesse morirmi tipo un Pokémon, per dire, me lo rivitalizzerebbero per il torneo, quindi, vabbè, ci pensiamo se succede, raga, non è un problema. Ok, perfetto, tra l'altro mi avete detto che la mossa di Milotic non è incantevole, ma è incantavoce, che io penso di aver... No, non l'ha fatto veramente. Non l'ha fatto flinciare di nuovo, veramente. No, non va bene, cioè, no, è assurdo. Se lo fa, allora, se lo fa di nuovo... Se lo fa di nuovo, io faccio un episodio di un'ora. Ok, perfetto. Questo Pokémon è un po' bipolare, ragazzi. Non volevo dire... È un po' bipolare, tipo Geo 97, raga. È bipolare, cioè nel senso... Critta, flincia di qua di là... La paralisi. Chi sono? Non sono... Paralisi, per piacere. Devo pure bippare perché ho fatto Black Humor che Duval. Gesù, queste mi sono andate le cuffie in mono. Vaffanculo, devo cambiare cuffie, raga. Hashtag le cuffie di Creepy, per piacere. Se volete fatemi una colletta da qualche parte, non lo so, ci starebbe. Ok, allora abbiamo battuto Kyle, il bambino, nostro amico. E adesso c'è Damien, perfetto, e poi ci sarà sicuramente Nora. Raddrizziamo il nostro Meteor che... Ok, attenzione, Rival Damien vuole combattere, ma di campo Luxio, perfetto. Dimmi che mi hai curato. Ok, siamo già... è già qualcosa. Headbutt, vediamo se riusciamo a farlo tentennare. No, lui fa Spark, non mi fare troppo. Madonna raga, comunque cioè è debolissimo. A parte quando fa tentennare i Pokémon. Cioè, Furfru è veramente... non lo so, ai livelli di spinda con l'Ebola. Cioè, è un disastro, veramente. Ok, però è quasi a livello 20 nel frattempo. Io utilizzerei lui, raga, finché posso, perché... Dovesse morirmi un po', che adesso con tutto il bene che posso volere a Furfru e di bene non ce n'è, preferirei che morisse Furfru. Anche perché poi ragazzi, alla fine di questo episodio abbiamo una cattura che, se non mi avete detto male, dovrei trovare un Pokémon a livello 10 randomizzato, che diciamo potrebbe sopperire alla mancanza così importante del nostro Furfru, che invece è riuscito a sopravvivere. Che bella la vita. Sapete, sì, ok, no, Etna dovrebbe aver imparato Faint Attack. Tra l'altro spero che la prossima cattura, raga, sia un po' come maschio. Adesso non per fare discriminazioni, però obiettivamente non se ne può più.
capiti proprio, guarda, nel momento giusto, al posto giusto, nel posto giusto, al momento giusto, attenzione, le inversioni dei detti, che proprio io sono un fenomeno in questo. Ole, madonna raga, ma siamo fortissimi. Siamo fortissimi, oltre a essere overly livellati, siamo anche fortissimi. Ah, cavolo, aspetta. Non gli ha randomizzato lo starter? O gliel'ha randomizzato in un altro? Cioè, non so se avete capito quello che voglio dire, penso di sì. Comunque, finale con Nora, ragazzi, attenzione. Madonna, quanto che sembri un bell'osso, ti giuro, figliola. Sì, Waddle, livello 16, questa qua, raga, non sarà per nulla da sottovalutare. Allora, andiamo di headbutt con il nostro Queen, che fa flinciare Nora, che è allucinante sto coso. È allucinante, cioè, no, veramente io non ho parole, cioè, trovate una descrizione per questo Pokémon. Nel frattempo switchiamo, ho letto Timpole, dimmi che ho letto Timpole, ma sicuro che non è Timpole, avrò sicuramente letto male. Io mando Lily poi. Infatti era Trapinch, però va bene lo stesso, va bene anche lui, Mega Drain è a casa. Tra l'altro alcuni di voi si sono lamentati del fatto che Lily, cioè si sono lamentati, mi hanno fatto notare che Lilligant impara 4-5 mosse salendo di livello. Però ragazzi, io non penso sia un problema, sinceramente, ci sono comunque le MN e le MT, scusatemi. Quindi da quel punto di vista siamo abbastanza coperti in sostanza. Spero di non pentirmene. Poi tra l'altro c'è già delle mosse buone anche adesso, tipo Leech Seed, quindi insomma non ci preoccupiamo. Ember, vediamo se il nonno lo mando giù, vero? Quasi però, attenzione. Proprio la cattiveria, Razor Leaf non mi fa nulla. E anche il torneo, ragazzi, è passato in tenne, a meno che non ti curi, ma dubito fortemente. Ember è a casa, abbiamo vinto il torneo, signori. Siamo campioni, gioco finito, raga, a casa, serie conclusa, mi piace. Olè, Creepy Defeated. Ah, è rivale, così, dal nulla. Lei si proclama rivale. Lei si proclama. Lei diventa dislessica. Daniella, attenzione allo spelling. Simon, Tamara, Kyle Walker, Toby. Va bene, ok, perfetto. Abbiamo vinto. Io c'ho un furfru che mi lecca il culo. Però questi sono altri dettagli. As usual, fantastic tournament. Come al solito, grandissimo torneo. Sembra che il nostro solito campione, ossia Nora, abbia toppato in sostanza. Congratulazioni al nostro nuovo campione, Creepy. Yeah, non vedo l'ora di andarmene da sta città. Come aprite i libri? No, io me ne voglio andare. Che torneo, la battaglia tra Creepy e Nora è stata alla fine, sì, ma ho stravinto, cioè nel senso. Mi stavo eccitando, madonna, attenzione, veramente. Lotta filia proprio. The battle between Creepy and I was... Ok, sì, perfetto, la battaglia tra di noi è molto figa. Anyway, scrive... dai, su. Oh, una... Oddio, potrei insegnarla a Furfru che è stab. Anche se, cioè, c'è già headbutt. Però, cioè, già delle mosse di merda, raga. Sì, ole, andiamo a Sudunden City, che non so cosa sia. Tra l'altro, sì, ok, che saranno di tipo fuoco e erba. Cioè, il capopalestra sarà di tipo fuoco e erba, però tanto è randomizzato, quindi lo prendo in culo apposta. Cioè, nel senso, proprio fatto apposta. Allora, vediamo un po' se riesco a insegnare ritorno a qualcuno tipo tutti. Però dai, direi di insegnarlo a Queen, visto che è stab, raga. Cioè, noi ci proviamo. Leviamo Baby Doll Heist, che è una delle mosse più inutili della storia dei giochi Pokémon dopo Splash. E boh, non lo so, ce ne sono di mosse stupide. Tipo, non saprei, tipo auguri. Che esiste davvero, cioè, io l'ho scoperto l'altro ieri che esiste sta mossa, però sembra che esista veramente. Cioè... praticamente il Pokémon fa clap clap in mezzo alla battaglia. Cioè, non serve a nulla. Voi, cioè, io non so. Vabbè, proseguiamo, va. Allora, fatemi controllare un attimo la mappa per capire in questo momento dove io debba essere diretto. Madonna, che terminologia quest'uomo. Io... ah, Pokégear. Io sono un coglione, ecco cosa sono. Ok, dovrei andare da questa parte qui. Questo qua è Sun Touch the City, la città toccata dal sole. Attenzione, hashtag sole stupratore seriale. Penso di dover andare giù di qua. Però prima, ragazzi, oltre a fare quella cosa che vi dicevo, voglio provare un attimo a capire che cazzo è sta merda. Sì, pica taxi. Sì, fammi pagare. Sì. Ah, ok, è tipo... ah, ok, è volo. Cioè, raga, è volo sta roba qua. Ok, perfetto, potrebbe tornarmi utile sta cosa. Per il momento no, ma potrebbe tornarmi utile. Allora, direi, prima di andare a fare quello che volevo farvi vedere, ragazzi, ho perso la sintesi della frase. Compriamo delle Pokéball. Allora, tra l'altro ne ho già preso un pochino fuori parte. Andrei
Vediamo 10 secondi di silenzio. Così mi riprendo. Ok. Bene. Dislessia. Vado retro Satana. Tra un po' chiamo un prete, faccio fare un esorcismo. Non mi importa. Sì, non mi sto drogando, sto andando in questa grotta qua apposta. Perché, ragazzi, nel giardino si può fare una cattura. Cioè, non è che si può fare... Cioè, non è proprio nel giardino. Ma insomma, adesso capite, dai. Tra l'altro, per chi ha giocato a sto gioco se la starà ridendo, tipo, perché lo sa, però... E tra l'altro, l'avevo notato anche fuori parte, questo antro nascosto, ragazzi, che c'era anche il Pokémon Nero e Nero 2. Ora, il Pokémon qua dovrebbe essere... Ah. Ma non doveva essere... Ma in teoria doveva esserci un Pokémon. Ma doveva esserci un Pokémon, ma raga. Ma io piango sangue. No, ma cos'è sta cosa? Ma che cazzo? Ah, questo è un bug, ok. Ma... No, ma io... Avevo anche controllato fuori parte senza salvare. C'era un Pokémon qua dentro. Raga. Ma cos'è successo? Io ero già... Ero... Ma io piango, raga. Vi odio tutti. Odio il mondo. Tagliatemi l'esistenza. Tagliatemi la vita, non lo so. Tagliatemi le palle, qualcosa. Fate qualcosa. Un'operazione chirurgica, l'eutanasia, l'interruzione delle cure, non lo so. Voglio morire. I want to die, please. Che roba molto etero che ho fatto. Vabbè, allora direi che a parte sta trashata qua, proseguiamo, ragazzi, andiamo verso di qua, cioè dove, non lo so, percorso 2. Ah, a parte che c'è una cattura anche qua, ragazzi, ma prima affrontiamo il pescatore bellissimo che non ci affronta. Allora, prendiamo sta cosa, attenzione, cattura, questa, occhi chiusi. Attenzione. Oh, figa, minchia, lo so, tipo un BM. Escavalier, buono. Escavalier, come cavolo si pronuncia. Però è buono, raga, mi piace questo Pokémon. Beh, dai, comunque tipo acciaio. Sì, dai, non ci manca. Come tipo ci può stare. Ma andiamo Serena per indebolirlo, raga. Con un Water Pass in teoria dovrei riuscire a fargli abbastanza male, senza buttarlo giù. Ok, minchia, sei confuso, merda. Twinaddle, che cazzo è sta mossa? Che mosse sono, signori miei? Madonna, attenzione, out of nowhere proprio quest'uomo. Ok, fermi. Andiamo di Pokémon. Dovrei avere addirittura una Mega Ball, io me la gioco, non mi importa, manco fossi uno scommettitore alla SNAI. Era quotato a 1.2, a proposito di giocare le cose alla SNAI, era quotato a 1.2 che non entrasse in quella merda. Era sicuro, me lo sentivo, però ho visto il terzo giro e ho detto, figurati se entra. E poi ovviamente con la Premier Ball, che è la Pokéball dei barboni, entra, sì, grazie vita. Ok, this Pokémon evolve... Ah, sì, è classico. Come lo chiamo io? Un escavalier? Escavalier... Raga, scegliete la pronuncia nei commenti, per piacere. Facciamo che gli diamo un bel soprannome e lo chiamiamo così per tutta la serie. Un cavaliere, lo chiamo... Un maschio, miracolo divino! Lo chiamo... Non lo so. Chiamo un cavaliere. Un cavaliere. Lo chiamo... Un cavaliere medievale, tra l'altro. Lo chiamiamo... Lo chiamo Armin. Arminx, come al solito. Arminx. Ole. Non è un cavaliere medievale, ragazzi. Armin, o meglio noto come Arminio, è stato un generale romano che ha tradito durante la battaglia di Teutoburgo e che fece perdere i romani. E nulla, ho appena finito di leggere il libro. Cioè, l'ho finito di leggere letteralmente prima di iniziare a registrare. È tipo laggiù, non so se lo vedete. No, non lo vedete. Sta di fatto che ho finito di leggere il libro e nulla, raga, era figo. Mi sembrava anche carino nominarlo così. Vediamo un attimo il nostro Armin, che troverete allenato più o meno per il prossimo episodio. Oh, che bella natura, signore. Che bella, sì, natura. Che bella natura. Shell Armor disponibile.
Ok, non ci becchiamo critical con sta roba. Mi piace, bel Pokémon, raga. Potrebbe tornarci davvero utile. Tipo acciaio coleottero. Sì, se ci fanno un turbofuoco ci ammazzano. Però voi non ditelo a nessuno che è meglio così, che mica che ci sentano. Tra l'altro forse potevo anche svegliarmi e prendere questa cosa, però. Ice Heal, perfetto. Uno dei rimedi più inutili di sempre. Ma quando non ce l'hai e ti congelano, è finita. Ok, vediamo se mi affronti. Mi affronti decisamente. Vediamo un po' cosa mi mandi. Attenzione, i netturbini, quelli potenti. Mac, che questo è normale. Ah, tra l'altro io non me ne ero accorto, cioè non lo sapevo più che altro. Però a quanto pare, cioè, i Pokémon Delta non sostituiscono totalmente i Pokémon normali. Cioè, nel senso, come avete visto, Mac nel terzo episodio, che tra l'altro è andato di merda, fra parentesi, è stato inculato dai feed. Ma per l'appunto Mac era di tipo terra, mentre invece qua è diventato di tipo... Mi ha diminuito l'accuracy. Io veramente non ho... I have no words. I have no maledette words. Muori, ole. Guarda che roba, raga, allucinante. Cioè, mi diminuiscono la precisione come, non lo so, come se mi tirassero i sassi. Proprio così, per il gusto di farlo, proprio. Allora, mandiamo Lily, stavo dicendo qualcosa di sensato. Ah, sì, i Pokémon Delta si alternano, diciamo, ai Pokémon normali. Ecco, mettiamola così. Ok, aia, Tauros, raga, Tauros non è un buon Pokémon da affrontare, veramente. Mega Drain, ole, perfetto. Per, soprattutto all'inizio, raga, perché è un Pokémon che preso, cioè, preso bene e scarso. Ma se ti prende male con le sue stab, veramente è devastante. Cioè, almeno queste sono le mie esperienze con i Tauros, raga. Io sono noto breeder di Tauros. Allora, mettiamo davanti Serena. Siamo a 15 minuti, quindi forse riusciamo addirittura ad arrivare alla prossima città, chissà. Nel frattempo affrontiamo questo bellissimo Michael. Attenzione, Sausbach. Manco, cioè, proprio per pigliarmi per il culo. Mandiamo Etna, raga, che di sicuro lo farà diventare lava. Cioè, non nel senso che lo butta nel lago e gli fa lo shampoo, ma cioè proprio... Oh, attenzione, lo burna! Lo burna di cattiveria, raga, manco fossero i boschi italiani proprio. La cattiveria, faint attack. Cazzo, ho fatto una cagata. Ok, Snorlax, raga, è un altro bestione. Però io potrei giocarmela intelligentemente. Ok. Allora, se me la sono giocata bene, raga, potrei addirittura essermela, averla vinta con Armin. Perché lui ha mosse normali e basta, suppongo. E leccata. Non fallire. Madonna, raga, Armin subito si fa sentire. Subito si fa sentire, sale quasi a livello 16. Così senza nulla, senza presentazioni, entra e buona. Questi sono i Pokémon che piacciono a me, raga. Questi. Allora, direi che per il momento però non lo curiamo, anche perché non abbiamo un antiparalisi e sarebbe un suicidio già di per sé mandarlo in battaglia. Oh cazzo. Reclute? No, aspetta, questo qua non è un culto. No, beh, no, dai. Sarà un culto, non penso sia il team malvagio. Buongiorno, voi eravate appena passati. Ok, da questa parte non possiamo andare. Ma, tipo, da questa parte dovrebbe esserci la prossima città, in teoria. Cioè, mi stanno deviando verso nord, veramente? Allora, torna nei film di Brazzers. Torna nei film di Brazzers. Qua non c'entri nulla. Vai, muori. E poi, cioè, poi c'hanno Jigglypuff, capi? Cioè, se quello che mi fa incazzare è che poi c'hanno Jigglypuff. Non puoi neanche farti l'esperienza con sta gente. Con Basket, vabbè, gioco qualcosa, però muore subito. Critical, mamma mia. Serena, raga, oggi is on fire per la gioia di Ash Ketchum. Livello 21. Aquaring. Acquanello. Raga, Acquanello. Però, magari al posto di Twister potrei... Potrei provare al posto di Twister, raga. Perché, raga, Acquanello è una gran mossa per quanto riguarda Milotic, per la questione dello stall, raga. Cioè, siccome il gioco non è semplice, e ve l'ho già detto 30 volte, ne avrete le palle quadrate, diciamo che potrebbe tornare utile. Ancient Ruins. Ah, ecco perché sono venuti da questa parte, perfetto. Questo... Oh, Lucario, attenzione. Qua abbiamo una Dusk Ball, che tra l'altro nell'antro nascosto non si vedeva, però questi sono dettagli. Questo albero qua mi puzza di taglio. Ah, tra l'altro, ragazzi, mi avete detto di utilizzare ipnosi sugli allenatori? Cioè, suppongo si addormentino, però wow, davvero. Lo farò sicuramente, cioè ci proveremo in questi episodi, però oggi non mi sono ricordato, mi sono dimenticato. Tra l'altro, oddio, non so se mi conviene entrare qua dentro. O magari farlo nel prossimo episodio.
Quasi quasi, raga, lo faccio nel prossimo episodio, così almeno mi faccio trovare allenato anche con Escavalier. Quindi nulla, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Mi raccomando, ragazzi, sostenete questa serie con un bel mi piace, con un commento, con un'iscrizione, insomma, con quello che ho detto prima. Fate tutto quello che potete, rispondete alla domanda del giorno, datemi consigli senza spoilerare le cose. Passate dai social per rimanere sempre aggiornati e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video. Nulla, raga, breve clip alla fine del video per farvi vedere questa cosa qua, che sinceramente mi manda veramente in asfissia. Cioè, commentate, non lo so, hashtag Escavalier Volante se siete arrivati fino alla fine del video.